ragazzi, io sono Ferniki. E io sono Steph. E questo oggi giochiamo a Concourse X-Ray. E questa musichetta è molto bellina. Senti, la senti? La senti? Sì. Bene, senti il ritmo? Sì. Balla anche tu, dai. No, grazie. Dai, non fare il rifiuto, pezzo di legno. Vado avanti, grazie. Dai, su. Un balletto insieme. Quando la smette? Un balletto insieme. No, non la smette. Allora, non la mai. Ho finito. Grazie. Questo oggi giochiamo a un gioco abbastanza interessante, cioè perlomeno una di quelle cose che avrei sempre voluto poter fare. E infatti okay. Quando ci furono le prime applicazioni, che io avevo il primo iPhone uscito, ok, nello store uscivano queste applicazioni che dicevano: con la fotocamera il telefono puoi vedere attraverso le cose. Certo. E la scaricavo e poi non funzionava. Perché eri un jolly. Esatto, però ero piccolino, quindi ci sta. Di okay. Essere ingannati quando sei piccoli ci sta. Ovviamente. Come funziona? Noi praticamente abbiamo un gioco. Credo che siamo in un aeroporto. Dobbiamo vedere attraverso i corpi, quindi attraverso i vestiti, che cosa hanno le persone. Okay. Per vedere se hanno degli oggetti pericolosi o meno e arrestarli. Bello. Ok. Quindi carino, dobbiamo essere dai. Molto bravi. Sarà, immagino, molto divertente. Sembra una sorta di paper please. Ce l'hai presente che devi far passare le persone, controllare se sono in regola. Ovviamente è diversa la tipologia, però ricorda un po' quel tipo di gioco. Più o meno. Devo andare al Gates 1? Credo di sì, Fede. Ah. Dovevo premere spazio. Allora, oggetti proibiti, in questo caso, armi da fuoco e coltelli. Giustamente. Ok. E credo di muovermi così, va bene. E adesso, dove devo andare? Devi andare lì. Ah, ok, eccoli. O qui. Eccoli. Allora. Cosa sono? Pillole? Ma questa non è anche una pistola? Era una pistola. Sì, okay. Aveva una pistola. Io non l'avevo ragione. Neanche vista. Allora, una melanzana. Una melanzana, beh, mi sembra giusto portarsi in aeroporto una melanzana, una banana e... Ma dove ce l'hai? Nel collo? Un'altra melanzana? Sì. Ok. Questa è un topo? Un criceto? Sembra una zucchina. Una marmotta. Non lo so. Questa sarà tipo una patata. E cuffie. Ok. Pistola. Questa è la pistola. Aspetta, pistola. Però aspetta. Mi sta passando gente sospetta. Una farfalla mi sembra giusto. Coltello. Coltello. Sono tanti, Steph. È difficile. Ma aspetta, anche questo. Queste sono armi, sì. Però diceva coltelli, Fede. O armi da fuoco o coltelli. Quindi secondo me quell'arma è lecita e non lo devo arrestare. Dici? Questo è un coltello. Signorina. Oh, signorina, aspetti. Una matita. Una matita, ok, tutto a posto. Scarafaggi strani. Ma certo che ma ne che hanno di robe gioco? Strane. Ok. Okay. Gli oggetti proibiti sono le banane, i nunchakis, che sono quelli che mi stai dicendo tu, e l'eggplants. Non lo so. Neanche tu? Cerco, googlo. Sì, veloce, veloce, veloce. Vado velocissimissimissimissimissima. Egg. Vanno più veloci. Egg. Quello è un accendino, quindi va bene. Traduzione. Però faccio velocissimo. Che melanzane. Era ovvio, le vedevamo da 2 ore. Oh cavolo, sono velocissimi, Steph. Cos'è questa? Ti arresto. Banane, era giusto. Ti arresto. Ok, aiuto. Ti arresto. Ma quasi tutti hanno banane e melanzane, è difficilissimo. Ok. Questo gioco è a dir poco imbarazzante. Ho sbagliato a catturare qualcuno. Davvero? Sì, me l'ha appena scritto. Ah, non l'abbiamo preso. No, nel senso credo di aver arrestato qualcuno che non dovevo arrestare, secondo me. Capisci? Ok. Questa è una melanzana. Una melanzana, tutta la vita. Ok, credo che sia andata bene. Completato il giorno 2. Comunque erano velocissimi. Veloci, cioè se questo è solo il giorno 2, cosa saranno gli altri? Quello sta incastrato, Steph, aiutalo, dagli una spintina. Mi scusi, vada pure. Dai, su. Li puoi spingere davvero, è stato bellissimo. Pensavo di non poterlo fare. Ok, ce l'abbiamo fatta. C'è caldo, dov'è il telecomando all'aria condizionata? Passa allora, al prossimo turno, grazie. Serpenti, vermi, lobsters. Non sono tipo le aragoste? Esatto, vero? Credo di sì, vediamo. Perché ne ho visto prima. Lobster. Aragosta, avevo ragione. Questa è un'aragosta. Arresto falso. Non vanno entrambi i lati. Un serpente? Fere. No, siamo fritti, Steph. Mi licenzio. Ci licenziano, Steph. Non mi ricordo neanche più i tre oggetti. Neanch'io. Allora, erano le aragoste. Quello è un pesce? I vermi? Questi sono vermi. No, è un serpente. Comunque, serpenti, vermi. Vermi, erano giusti. Vermi, questo è un serpente. Meno male che si sono bloccati tra di loro. Ok. Oh mio Dio. Sono troppi. Oh mio Dio, che casino incredibile. Qua è tutto a posto? Questo che cos'è? Un granchio? Un'aragosta, è un granchio. È una ragosta alla coda.
Ok. Non lo vedevi il granchio? Ok. Uova. Ah. Qui dice granate e bombe, ma sono ok. Però non permettere le uova. Perché della serie devi stare attento a distinguere, capito? Vedi? Ok, quella è una granata. E quella è una bomba. Granata. Quindi ce la fa apposta. Granata. Cambia quello che hanno i personaggi. Non è sempre lo stesso e tu devi togliere un oggetto in particolare. Qua è cambiato tutto per farcela apposta. Ma non sono bombe. No ragazzi, mi potete far andare in aeroporto così, però non va bene sta roba. Ah no, esatto, questa quello è delle uova. No, quella è una questa è un questa. Uovo. Questa è un via. Uovo. Egg. Era ok. Giusto. Era giusto. Vedo qualcun altro che ne ha, eh. Vedo qualcun altro che ne ha. Forse anche questa, no. No. Allora. Ma è difficilissimo. Lei ha delle uova. È tutto tondo. È fatta apposta. Quello delle uova, ma ci pensiamo dopo. Tu hai delle uova, no? Perché stai andando abbastanza veloce e mi preoccupavi. Tu hai delle uova, via. Lei è tranquilla. Tranquilla, sono tutti con delle bombe pronti bombe ad esplodere nel cavolo di aeroporto. Non è proprio tutto tranquillo. Non ci vorrei andare in sto posto. Scusate, voi siete tutti tranquilli? Quello forse il primo. Questo no, no, è una bomba. No, una sembravano bomba. Uova. Cos'è sta roba? No, a me sembrano bombe. Scusate, mi sembrate tutti regolari. Aspettate che vi disincastro un po'. Ok, allora. Praticamente cellulari. Le papere sono a posto, i cellulari no. Quindi oggi ragazzi. Oh cavolo, ma hanno tutti i paperelle. È fantastico però sto gioco. Sì sì, è bellissimo. Allora. Quello ne stava perdendo una dal di dietro. Allora. Cellulare. Bravo. Meno male Fere, meno male. Cellulare. È un casino. È un casino perché ti distraggono le paperelle. Cioè tipo qua. No, mi sembra tutto ok. Cellulare, ce l'ha attaccato al sedere, però ce l'ha. Ce l'ha nel collo questo cellulare. L'avevo visto, lo so. Cioè, pensate. Questo ha 10 paperelle. Regolare. No, non ti ci fa capire più nulla sto gioco. Regolare. Uno comunque non l'abbiamo arrestato, eh. Ciao, signor Rosso. Non l'ho neanche visto. Voi siete tranquilli, giusto? Sì. Scusate, qua c'è un po' troppo casino. Fatemi controllare meglio la situation. Tutto a posto. Ce n'è uno lì posto, tristissimo. Tutto a posto. Vabbè. Lei com'è? Ha 10 paperelle, ma sembra tranquillo. Allora, signori, toglietevi dai scatti. Devo andare a casa, mi devo riposare, devo tornare alla mia famiglia. Anche un po' più veloce, dai. Muova quelle gambe. Ok, giorno 6, giorno finale. Le paperelle. Chiunque con le paperelle. Ok. Paperella. No, non era una paperella. Paperella. Oh sì. Sì. Paperella. Praticamente mi sa che ci stai dicendo: tutti avranno paperelle, arresta tutti. Vero? Sì, assolutamente sì. Guarda. Paperella. Vabbè. Ok. Salve lei. Quello dietro. Sì, certo, ma questo non ha neanche un oggetto. No, non ha nulla. Non ho mai visto uno senza oggetti. No, anche quello di fronte non è. Paperella. Paperella. Oh mio Dio, paperella. Oddio, basta. È ancora peggio che trovarli. Questo è tranquillo. No, sono troppi. Dove va? C'hanno tutte le paperelle. È un'invasione di paperelle. Ok. Ce n'erano altri, Steph, che ti stanno scappando, eh. Lo so, Fere, ma che devo fare? Che devo fare, Fere? Dimmelo tu. Non lo so, continuare a cliccare. Vai, Steph. Ok, dall'altra parte. Okay. Ok, questo è libero, questo. Sì, vabbè, ma questo sta andando da questa parte, va bene. Allora, disgraziati, via. Abbiamo detto che sono illegali le paperelle quest'anno. Non potete andare in aereo con le paperelle. L'abbiamo deciso quest'anno, abbiamo avvisato tutti online con le nostre nuove politiche. È stato triste, secondo me. Ha detto che abbiamo fatto troppi arresti sbagliati. Sembra strano. Anche a me. Paperella. Da questa parte. Non è che diceva Dax invece che Duck? Boh, ma Dax è per forza devono essere. Magari solo arrestare quelli che ne hanno almeno due. Ma mi sembra che le cose le metta sempre al plurale, Steph. Anche smartphone. Cioè... Vediamo, ne ha appena arrestato uno che ne aveva. No, sembra tutto ok. È tutto ok. Evidentemente iniziano ad essere molto veloci, iniziano ad essere tanti e da qualche parte c'è sfuggito qualcuno. Ma diceva che ne ho arrestato sbagliati più che persi. Non lo so, per ora concentriamoci. Cerchiamo di finire questo cavolo di livello. Buongiorno.
Infatti è molto strano. Quello è pieno, guarda quante ne ha quello. Aspetta, qua è pericolosissimo. Arresta. Arresta. Guarda come va a scappare. Arresta. 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 Maledetti. Ok. Voi potete andare. Il livello lo sto ancora facendo tutto giusto, perfetto. Arresta, lei irregolare. Arresta, lei irregolare. Questo infatti. Tutto a posto? Questo sì. Sì, evidentemente avevamo sbagliato qualcosa nella foga, che erano troppi. Bello però, dai. È stato carino. Difficile, fatto. Ti fa a un certo punto non vedere più, però carino. Però siamo diventati degli ottimi controllori di aeroporti. Che possiamo passare pistole, granate, armi illegali, ma non le paperelle. Però sono le regole dell'aeroporto, non sono regole nostre, quindi noi siamo dei bravi ragazzi. In ogni caso, ci fermiamo così, ovviamente giochino da singolo episodio, abbastanza semplice e carino. Qua sotto altri video, iscriviti al canale, campanellina, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao.